La pace di Gesù è una persona, è lo Spirito Santo. Lo stesso giorno della risurrezione, lui viene al cenacolo e il saluto, la pace sia con voi. Ricevete lo Spirito Santo. Questa è la pace di Gesù, è una persona, è un regalo grande. E quando lo Spirito Santo è nel nostro cuore, nessuno può toglierne la pace. Nessuno. È una pace definitiva. Il nostro lavoro qual è? Custodire questa pace. Custodirla. È una pace grande. È una pace che non è mia. È di un'altra persona che me la regala. È un'altra persona che è dentro del mio cuore e che mi accompagna tutta la vita, che il Signore me l'ha data.